No, mia moglie mi dice che c'è un brutto tempo fuori, grigio, cielo un po' così uggioso, no? Ma io mi sono affacciato e vedo il sole col cielo azzurro. Non capisco se è la reazione alla terza dose che ho fatto venerdì, che ancora mi ha rintronato, che mi sento ancora un po' rintronato, o se è stato il derby vinto ieri che mi fa vedere questa bella giornata di sole. Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati sul canale qua dal vostro amico Nice, nella casa del pane balun. Ragazzi, buona domenica a tutti, e che domenica, ragazzi, fatemelo dire, che domenica. Il derby è così, ragazzi, il derby, perché tutti quanti, ma sì, ma è una partita, sono sempre 3 punti. No, non è così. Poi per noi che viviamo a Milano è tutta un'altra cosa, perché poi il derby tu tutta la settimana lo vivi, no? E noi, siccome abbiamo dovuto vivere una settimana di pre-derby dove avevamo già perso, adesso vivere la settimana di post-derby con la vittoria è ancora più bello, e fatemi godere ancora un pochettino. Anzi, analizziamo bene la partita, perché poi io alla fine l'ho vista anche la partita, siccome ieri ci hanno fatto capire che l'Inter doveva chiudere il primo tempo 8-0, dovevano stravincere, tutto immeritato. Beh, vediamo, vediamo, ragioniamoci un po' su, perché poi può anche essere vero, però non lo so fino a che punto. Perciò ragioniamoci su e facciamo due pagelle insieme. Ragazzi, fatemi solo ricordare una cosa: iscrivetevi al canale, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Ragazzi, attivate la campanella, perché è importante. Attivare la campanella equivale a dire rimanere sempre aggiornati. Ogni qualvolta io pubblico un video vi arriva la notifica. Voi poi, quando avete voglia e tempo, ci cliccate sopra e vedete cosa ho detto, se vi piace, se non vi piace, insomma. Non perdete nulla, non dovete stare a cercarlo, cioè avete la notifica là. Mettete un bel like, è importantissimo, quello fatelo subito, ragazzi, così non ve lo dimenticate. Poi, eventualmente, se non siete d'accordo, se non vi è piaciuto il video, lo potete levare, e condividete il canale con altre persone, ragazzi. Bene, allora, analisi, facciamo una piccola analisi della partita. È vero, non si può dire il contrario, cerchiamo di essere onesti. La partita di ieri, nel primo tempo, è stata stravinta dall'Inter, sia tatticamente, che nel gioco, che fisicamente. Insomma, li ho visti decisamente proprio superiori in tutto e per tutto, e questo bisogna ammetterlo, perché sennò veramente facciamo lo stesso gioco di altri, e a me non piace. Mi piace ridere, scherzare, essere felice della vittoria, cioè, per l'amore di Dio, godermela. Però c'è da dire anche la verità, che nel primo tempo io ho visto proprio una squadra molto molto più forte, no? Nonostante poi i loro attaccanti non abbiano fatto grandi cose, no? Se uno poi vuol valutare il singolo, Dzeko e Lautaro sono stati inesistenti, però ragazzi, è proprio l'insieme della squadra che... Allora, se l'Inter, questo è il mio parere, se l'Inter l'anno scorso era Lukaku dipendente, perché effettivamente Lukaku spaccava le partite, oggi l'Inter non è dipendente da un attaccante, perché comunque gli attaccanti, per quanto possano fare bene, ieri non li ho visti bene, ma poi non stanno facendo questa stagione spettacolare dal mio punto di vista. È proprio la squadra che gioca bene, e ieri l'ha dimostrato. Hanno giocato veramente, 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 sono stati superiori, ed effettivamente un grande Maignan gli ha impedito di fare più di un gol, perché poi sostanzialmente, se la partita la chiudevano con il doppio vantaggio, non avrebbero rubato nulla. Detto questo, però, ragazzi, poi le partite, cioè, questa è la favola di Cappuccetto Rosso, nel senso che la conosciamo tutti. Anch'io da milanista dico, certo, anch'io se rigioco altre 1.000 volte la finale di Istanbul non la perdo. Però quella lì l'ho persa, e quella era quella che contava, non le 1.000 volte eventuali. È quella che contava. Ragazzi, le partite vanno giocate tutte 90 minuti, e nel secondo tempo l'Inter non ha giocato come nel primo tempo, il Milan ha giocato decisamente meglio. Poi vogliamo pesare i due tempi? Il Milan non ha giocato bene quanto l'Inter ha giocato bene nel primo tempo? Sti cazzi! L'Inter nel primo tempo ha meritato, e un grande Maignan ha salvato la porta del Milan. Nel secondo tempo
Il Milan ha meritato di fare i due gol, non ha rubato nulla, l'Inter non si è mai più affacciata e dopo che è passato in svantaggio tantomeno, e ha avuto un portiere che ahimè secondo me sul secondo gol c'è più di un errore, perciò adesso io l'ho vista così ragazzi, la partita ho cercato di vedere, l'ho visto questo, non sto dicendo che il Milan nel secondo tempo ha stradominato, però è sceso in campo decisamente meglio, i cambi hanno fatto la differenza, sia per il Milan che per l'Inter nel secondo tempo, e l'Inter non è scesa in campo come nel primo tempo. Vuoi la stanchezza, volete quello che volete, però sta di fatto che la partita è andata così. Poi, se voi nella vostra grande forza e nella vostra bravura del primo tempo siete riusciti a fare un gol e noi nella nostra piccola, nel nostro piccolo risveglio del secondo tempo siamo riusciti a farne due, abbiamo vinto. Cioè, io la vedo lì la partita, ragazzi. Detto questo, passiamo alle nostre pagelle, facciamo le nostre perché a noi degli altri non ci interessa, e partiamo. Allora, non ho più aggettivi per descrivere questo giocatore qua, Maignan. Se tutti continuavano a dire noi abbiamo trovato un gran portiere, anche se però Gigio effettivamente è un fuoriclasse, no ragazzi, noi non solo abbiamo trovato un gran portiere, ma questo è un fuoriclasse, è un fuoricategoria. Quello che ha fatto ieri nel primo tempo Maignan è un qualcosa di straordinario, ma non arriva solo nella singola partita piuttosto che nella singola azione, è continuo in queste cose qua, sbavature non ne vedo mai, e ragazzi ti da una solidità in porta che è da paura, cioè io a Maignan domani oggi non posso dargli che 9 per la partita di ieri ragazzi, perché veramente ha tenuto, cioè sul gol non poteva fare niente, ma ha tenuto in piedi la partita, perché se noi siamo riusciti a vincerla con i due gol del secondo tempo è proprio per merito di Maignan, che l'ha tenuta solo sull'1-0, perciò 9 a questo gran portiere ragazzi, è un gatto. Allora, Calabria, devo essere sincero, ha sofferto lì sulla fascia, ha sofferto molto, e la partita del primo tempo non è stata una gran partita di Calabria. C'è da dire che con Perisic in questo periodo e in queste condizioni di Perisic non è semplice tenerlo, chiunque soffre da quel lato quando ha Perisic come avversario, e ieri Calabria ha sofferto tanto, si è ripreso un po' nel secondo tempo, poi col passaggio con l'assist per il gol, per il secondo gol di Giroud, insomma strappa un 6, perché quel passaggio lì che comunque sembra un passaggio banale ma non lo è vero che poi gran parte del finale dell'azione lo fa Giroud con quel colpo di tacco a seguire e tiro, però insomma non è banale quel passaggio tra le linee si è ripreso con quel passaggio, un 6 lo strappa, se era stata da 5,5 fino a quel momento la sua partita, un 6 lo strappa con quel passaggio. Kalulu 6 ragazzi, perché Kalulu, a parte la defiance che ha avuto nel calcio d'angolo, che non è riuscito a prendere la palla di testa, però ha fatto tutto bene, cioè io l'ho visto bene, devo essere sincero, Lautaro per me non è pervenuto ieri Lautaro Martinez non è pervenuto, perciò per me Kalulu 6,5 a Romagnoli, anche Romagnoli ha giocato molto bene, con carattere, insomma aveva Dzeko da marcare, non era semplice, anche se poi Dzeko e Lautaro ho visto che spesso si scambiavano, perciò magari Dzeko poi passava a Kalulu, insomma, però l'ho visto bene sul pezzo, perciò per me Romagnoli strappa un bel 6,5. Devo essere sincero, poi qualcuno potrà dire ma con tutto quello che ha subito nel primo tempo può essere che c'è una difesa da 6, lo so, però non è che bisogna sempre dare la colpa alla difesa quando subisci, magari anche qualcosa in avanti viene a mancare, poi c'è anche la bravura dell'avversario, perciò per me con l'avversario che aveva davanti questa difesa ha fatto bene ieri. 6,5 perciò a Romagnoli nel singolo, poi parlo del singolo. 5 Teo 5 ragazzi, non mi è piaciuta la partita di Teo, sì gli avrei dato 5,5, 5 passa perché poi dopo fa quella stupidaggine all'ultimo secondo, ma cioè non si può, è vero che Dumfries
diciamo, in quell'azione lì era abbastanza prepotente, poi lui c'ha questi modi che è un po' irritante anche col viso, ti viene sempre a sfidare, vuol sempre fare la faccia da duro, è fastidioso, devo essere sincero, è fastidioso, però tu l'ultimo secondo sei stato un fenomeno fino adesso con l'ammunizione dietro alle spalle a resistere per tutte le partite, eri riuscito a farcela anche ieri perché non avevi preso l'ammunizione, ti fai espellere l'ultimo secondo, addirittura il cartellino rosso diretto per quel fallo lì, ma per poi dare anche la possibilità a loro di ripartire. L'errore lì è stato doppio di Teo Hernandez, perché quando ha la palla, quando lui va al contrasto, perde palla, però poi la riconquista Tonali, lui si fa uno scatto in avanti e lì è lì che sbaglia, perché Tonali ha la palla, lui non deve scattare in avanti perché è il 95esimo minuto, non deve andare a fare gol, lui deve fare due passi indietro e tenere la posizione. Tonali eventualmente perde la palla e va bene lui, e c'ha Dumfries ha davanti lui, invece lui quando prende palla Tonali subito tende a scattare in avanti per andare a proporsi al 95esimo, ma perché, scusa? Infatti poi lì perde la palla Tonali, allora lui siccome è poi è in avanti e non può coprire l'avversario che ha conquistato palla, va da dietro e gli fa il fallaccio. Ha fatto due errori lì, fare il fallo e proporsi quando sei il 95esimo, devi aspettare. Io ho rivisto bene l'azione, così ha meritato il rosso, perciò 5, ma e sono anche fin troppo buono. Centrocampo, ragazzi, Bennacer, secondo me Bennacer ieri ha fatto una gran bella partita, una gran bella partita da 6 e mezzo, perché Bennacer, ragazzi, ieri a centrocampo ha giocato veramente veramente bene, veramente. Ieri Bennacer e Tonali sono stati una coppia Tonali oramai non mi sorprende neanche più, perché oramai la media di Tonali è una media da 7, proprio da inizio campionato lui fa tutte le partite da 7, non so le volte che è stato sotto al 7, perciò proprio poche, l'insufficienza quasi mai avuta, ma sempre questa media qua, mentre Bennacer insomma è stato altalenante, invece la partita di ieri è stato veramente il Bennacer che conoscevamo, che ci aveva fatto brillare gli occhi l'anno scorso, ecco, perciò bene Bennacer. Saelemaekers, ragazzi, Saelemaekers, secondo me il problema ieri dell'aver subito tanto dall'Inter è stato anche nei tre davanti al centrocampisti Bennacer e Tonali, cioè Saelemaekers che se le ha, sono stati tre bocciati tutti quanti. Saelemaekers 5 non si è mai visto, di solito fa sempre anche un po' di cacciara, di casino, insomma niente, ieri manco quello, non si è visto mai, perciò 5 a Saelemaekers, che sì 4 perché aveva il compito di bloccare Brozovic, di pressarlo bene e di proporsi, non ha fatto né uno né l'altro, vagava per il campo, non so se da quando si è tagliato le treccine ha perso anche la sua forza, magari era nelle treccine, non lo so, comunque sta di fatto che non pervenuto, ragazzi, se poi la testa deve essere quella che hai già in mente di andare da un'altra parte, hai paura di esagerare troppo nel contrasto, di mettere il piede perché poi magari se ti infortuni, poi io vedo tante di queste cose qua, questi ragazzi in scadenza, perciò se proprio deve essere così, se la società ha deciso di sfruttarlo fino alla fine e poi non rinnovarlo, ci sta, però se lo devi sfruttare al 100%, se deve essere questo che sia, a questo punto mettetelo in panchina, perché tanto se no giochi con un uomo in meno, ieri abbiamo giocato con un uomo in meno, perciò 4 che sì, Leao 5, ragazzi, Leao ieri non ha fatto, non ha giocato la sua partita, poi ma molto probabilmente da quel lato non è neanche semplice, perché c'aveva comunque Barella, Dumfries e Skriniar, insomma, tra i giocatori di tutto rispetto, che quando non era uno era l'altro, cioè l'hanno un po' ingabbiato, lui è un giovane ragazzo, perciò ci può stare la partita sottotono, 5, purtroppo il problema lì è che non hai il sostituto, se ci fosse stato Rebic magari sostituivi Leao quando era un po' così e così, e Rebic magari ti può dare quella cosa in più che ieri non c'era. Arriviamo all'attacco, ragazzi, all'attacco 7 e mezzo Giroud, ragazzi, chi ci ha fatto vincere la partita ieri sono stati Giroud e Maignan che l'ha tenuta sull'1-0 e io gli do molta più importanza in quello, e Giroud, vabbè, Giroud ha fatto due gol, ragazzi, e cosa si può dire di questo attaccante? Non ha classe, non ha, però segna, ragazzi, segna, se si mettono le palle lì, lui gol lo fa, se si crossa
testa. Lui il colpo di testa lo va a fare, lui lotta, lui combatte, non sarà mai Cristiano Ronaldo, però è Giroud. Ragazzi, Giroud, andate a vedere la carriera di Giroud e vedete che cosa ha fatto nella sua carriera. Non è uno che arriva da che è babà micio micio. Ho 7,5, grande partita di Giroud, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. I sostituti, ragazzi, Krunic senza voto, non gli do il voto. Diaz, a posto di Kessié, ha sparigliato le carte perché è entrato Diaz e ve l'avevo detto. Diaz, se ti dà quel guizzo in più, te lo può dare in queste partite a mezz'ora dalla fine, perché magari gli altri iniziano a subire un po' di stanchezza. Lui è il furetto che diciamo che tra le linee, ecco, lui deve, per qualcuno gli deve dire che deve passare la palla. Dopo 2-3 tocchi deve passarla, perché a volte veramente tende sempre troppo a tenerla, e quello è quello che lo frega. Se lui riuscisse a fare quello che fa a 2 tocchi, diventerebbe veramente un fenomeno, veramente un fenomeno, perché ha un controllo di palla che è pazzesco. Detto questo, 7 a Diaz. Messias 6, l'ho visto, non ha fatto grandi cose, però è entrato meglio. Deve essere, si è visto di più di Salemaker non si è mai visto, perciò un 6 lo strappa Messias. Pioli 8, ha azzeccato i cambi, ha provato la formazione che ha messo, era quella obbligata, non poteva fare altro, perciò non si può dare la colpa di Leao, che sì, e Salemeca che hanno giocato male, non potevi fare altro. Ha azzeccato i cambi, perché poi quando sono entrati loro è cambiata praticamente la partita. Perciò 8 a Pioli, ragazzi, grande bel Milan, perciò godiamocela tutti. Bene ragazzi, io vi auguro una buona domenica, ci vediamo più tardi, commenteremo qualche partita, c'è anche il Napoli da commentare. Fatemi ricordare di mettere un bel like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e, come dico sempre io, ragazzi, ciao!